intorno a noi e non bisogna fare altro che ascoltarla. Io vi consiglio di ascoltare l'ospite che sto per presentarvi, un musicista giovanissimo che in breve tempo ha ottenuto grandi risultati e piccoli traguardi molto importanti e molto interessanti. Ha studiato clarinetto presso la banda musicale Bizzarri di Maenza insieme al maestro Vincenzo Vecciarelli. Di seguito ha conseguito il diploma e laurea triennale in clarinetto. Frequenta il Santa Cecilia di Roma, è direttore del piccolo coro dei Levini di Roccagorga e attualmente è anche vice maestro della banda musicale Città di Roccagorga. Ma tante altre cose ha portato avanti. Sono in collegamento telefonico con il maestro Igino Ciaramella. Buonasera Igino. Buonasera Giovanna, a te. Buonasera. Innanzitutto grazie per aver accettato l'invito di partecipare a questa intervista. Io leggendo il tuo curriculum, che è vasto, ci sono tantissime cose che hai portato avanti e che stai portando avanti tuttora, ma ce n'è una che mi ha colpito ed è la collaborazione con la scrittrice Alessandra Iannotta nel libro Gli occhi di Ascia. Com'è andata questa collaborazione? Ma questa collaborazione è nata per caso. Io neanche ci dovevo essere lì a suonare. Quindi ti sei trovato lì a suonare per caso? Sì, è successo che sono stato contattato per fare questa presentazione, perché il musicista che doveva suonare per imprevisti non è potuto andare. E quindi andai io e ho accompagnato musicalmente Alessandra nelle letture del suo libro. Bene, quindi come succede spesso, quindi ne parlavamo anche ieri con Amy Turner, che spesso magari ecco ci si deve trovare nel momento giusto al posto giusto, quindi sono quelle situazioni casuali che poi tra virgolette casuali non sono, ma che portano fortuna. Quindi bene questa cosa con la collaborazione con la scrittrice mi annota nel libro Gli occhi di Ascia. Ma poi ci sono altre cose che stai portando avanti. Da circa un anno hai creato questo piccolo coro dei Levini di Roccagorga, un coro di voci bianche. Sì, è un coro, il coro che appartiene specifico all'associazione musicale Banda dei Levini Città di Roccagorga, diretta dal maestro Vincenzo Vecciarelli. Ed è un coro formato da bambini da che età? L'età va dai 3-4 fino agli 11 anni. Ah, ok. Però avete fatto delle manifestazioni? Ci sono stati degli eventi alla quale hanno partecipato i tuoi ragazzi? Sì, il primo evento in particolare è stato con l'SD Atletica Levina di Riccardo Romanzi, il quale saluto e gli auguro un sereno e felice compleanno. Ah, è il compleanno di Riccardo Romanzi oggi, quindi mi unisco agli auguri. Buon compleanno, Riccardo. Era l'esibizione musica praticamente insieme, da lì il coro ha debuttato con qualche canzoncina. Sì. Dopodiché c'è stato l'evento della festa di Ogni Santi a Roccagorga, una festa nata recentemente, 2 anni se non sbaglio, e dopo la Santa Messa e la processione il coro è esibito anche qui con un piccolo concerto. Bene. Altra iniziativa, questo qui lo reputo come il debutto ufficiale, il concerto di Natale tenutosi a dicembre, in collaborazione con la Corale delle Pomponie di Maenza, diretta sempre dal maestro Vecciarelli. Attualmente però sei anche vice maestro della banda di Roccagorga, insieme al maestro Vincenzo Vecciarelli. Sì, anche questa cosa è nata un po' per caso. Erano finite appena delle prove, il maestro mi ha preso la parte e mi ha dato questa bella notizia. E tu come hai reagito? Te l'aspettavi? Ma era il sogno della mia vita, anzi io ho iniziato a fare musica proprio grazie al maestro, che quando ero bambino lo vedevo sempre dirigere alle sfilate, alle processioni, ai concerti, quindi appena vedevo lui era come un'ispirazione.
Quindi è stata per te una grande soddisfazione quella comunque di essere chiamato come vice maestro della banda Città di Roccaborga. Sì. Quanti anni avevi quando hai iniziato a studiare clarinetto? Avevo, se non sbaglio, quasi 13 anni, quindi, 10 anni fa. Piccolissimo, piccolo. Allora, leggiamo i saluti. Abbiamo i saluti di Serena Pirotti, che augura il buon pomeriggio, e di Michael Cacciotti, che saluta. Michael Cacciotti dice un saluto da tutti noi, quindi ricambiamo i saluti, i saluti dei nostri amici. E ogni quanto, adesso magari quando tutto tornerà alla norma, parlando ecco del piccolo coro, ogni quanto tempo ci sono le prove, diciamo, con i bambini, la scelta dei brani, ma possiamo dare anche qualche informazione se qualche mamma vuole scrivere al piccolo coro delle Tivi di Roccaborga i suoi figli? Ma noi proviamo settimanalmente un'ora a settimana, il sabato. Salvo quando ci sono dei concerti da fare, che faremo sempre 2 prove a settimana. Certo, magari. Per quanto riguarda la scelta dei brani, io lascio anche scegliere ai ragazzi, alla loro fantasia. Cioè, già 2 bambine hanno scelto delle canzoni che piacciono. Sì. E sottolineo un'altra bambina, la quale piace anche ballare tanto, farà anche una piccola esibizione durante il prossimo concerto, quando sarà. Ah, ok. Bene, bene. Gino, te hai anche partecipato comunque ad altri, diciamo, ad altri concerti importanti con i Filarmonici Pontini? Sì, l'orchestra dei giovani Filarmonici Pontini. E questo quanto tempo fa? Ai tempi del liceo, adesso, proprio per iniziare ad entrare nel mondo della musica. Adesso stai conseguendo ancora, cioè io prima ho detto frequenta il Santa Cecilia, lo stai frequentando ancora il Santa Cecilia di Roma? Cioè, diciamo... Sì, sto facendo la specializzazione al biennio, sempre in clarinetto con il mio maestro, il quale saluto, Umberto Scipione. Ok, perfetto. Progetti futuri, Gino? A livello musicale? Ma a livello musicale cercherò di farmi conoscere, faccio dei concorsi, ultimamente mi sono iscritto al concorso nazionale per le sonore di Cisterna di Latina, concorso in cui mi sono esibito online da solista, e si spera un domani suonare comunque in qualche orchestra. E noi te lo auguriamo. Gino, io ti faccio tanti tanti in bocca al lupo, ti auguro veramente tante belle cose e soprattutto di realizzare i tuoi progetti musicali. Ti ringrazio per questa intervista. Saluto insieme a te il maestro Vincenzo Vecciarelli, che è stato anche il mio maestro di clarinetto, quindi va tutto il mio affetto anche al maestro Vecciarelli. Ci sentiamo. Ecco, voglio sottolineare una cosa, scusa se posso. Come no, certo. Che se sono arrivato fino a qui, e anche per quanto riguarda il coro, la fiducia sia dei ragazzi che dei genitori stessi. Sì. Per quanto riguarda la musica, è anche grazie ai miei amici e amiche, chi vicino, chi lontano, chi musicista, chi non, che ha sempre creduto in me. Infatti il ringraziamento va sempre dato alle persone che comunque ci sostengono, ci aiutano e ci incoraggiano a portare avanti i nostri progetti. Ovviamente anche la mia famiglia, sottolineo. È vero. Gino, io ti ringrazio, grazie ancora. Allora ci sentiamo prossimamente quando ci sarà il primo concerto dell'anno, quando tutto tornerà nella norma, ecco. E così da portare avanti anche insieme l'esperienza del piccolo coro delle Tivi di Roccaborga, dando maggiori informazioni sulle esibizioni che vengono fatte, sulle curiosità che riguardano il coro e anche le curiosità che riguardano poi la banda Città di Roccaborga. Va bene? Va benissimo, grazie a te. Grazie maestro Gino Ciaramella, ti aspetto prossimamente. Grazie okay. per questa intervista. Grazie. Buona serata. Allora amici, io vi do appuntamento alle 17
che saremo in compagnia dell'attore Gabriele Marconi, quindi un altro appuntamento importante da non perdere. Ringrazio ancora il maestro Gino Ciaramella per questa intervista e ringrazio soprattutto voi che continuate a seguire le mie dirette. E ringrazio ancora anche Claudia Cammarata che cura il montaggio video delle mie dirette quotidiane. Vi aspetto alle 17, puntualissimi come sempre. Grazie.